Ciao amiche e amici dalla vostra gatta Luna. Sì, lo so, indosso quella parrucchetta che è quella che piace al minor numero di persone, tranne la mia amica Francesca e forse pochi e qualcun altro. Allora, oggi volevo intanto chiacchierare un po' con voi, cosa che non facciamo mai, video chiacchiere un po' che non li faccio. In più, dato che mi voglio preparare un attimo perché vogliamo uscire per una merenda, poi abbiamo un po' di cose da fare in casa, pulizie, eccetera, mi preparo appunto e chiacchieriamo un po' su quel che ci pare. Lo so, voi non potete interagire direttamente. Ieri abbiamo fatto una bellissima, ieri sera una bellissima diretta con Melania Costantino. Ciao Mel, so che tu guardi i miei video, ti ringrazio. E niente, parto, dicevo, volevo fare un trucco con make-up che ho in casa, ma manco mi ricordavo di averlo. Succede quando hai tante cose. Però come fondotinta uso il mio solito, di House Labs, questo sì, il Triclone di Lady Gaga. Un ottimo fondotinta, favoloso, caro, prezzo medio, insomma, certo, non è low cost. Allora, sapete che io però sono una fan del fondotinta, lo amo molto, il fondotinta in generale. E questo qui secondo me è molto buono. Molto molto buono. Al pari di un Forever, di Dior. Allora, come va? Ragazze e ragazzi e ragazzo, ragazzu, come va? Per me, a parte in questi giorni che proprio oggi, ieri, oggi, che ho come, non è proprio mal di gola, un po' di gola secca. A me capita, soprattutto in primavera, probabilmente sono un po' i pollini. Infatti ieri vedevo che avevo la gola leggermente arrossata, mi sembra che stamattina vada un po' meglio. Devo bere tanto, di solito mi aiuta. Poi vediamo, insomma, adesso andare dal medico per questo mi sembra proprio una sciocchezza. Dovesse comparire febbre o altro, vedremo, ma per il momento no. Allora, per me, che ai tempi di mia mamma e di mia nonna si diceva no, non lo dire. Io lo dico tanto, non credo che questo possa effettivamente influenzare il destino. È un discreto momento. Ecco, questo è un prodotto che non mi ricordavo, ma appena comprato e non mi ricordavo di avere il filtro di bellezza di Beauty Price, negozietto che sta, il negozio fisico sta a Napoli, quartiere Vomero. Poi forse in provincia di Napoli, oh no, forse ad Aversa mi pare. Se no, si compra online. Questo è alta coprenza, pur essendo idratante. È un buon prodotto. Io uso lo 03 Sabbia, eccolo qua. E sì, tante volte, appunto, quando si hanno tante cose. Dicevo, un periodo piuttosto positivo. Prima roba, vedete, è proprio il colore della mia pelle. Prima roba. Il sonno è un momento positivo per il sonno, nel senso che non che io sia tornata ad essere la dormigliona che ero un tempo, o comunque la persona che poggiava la testa sul cuscino e ciao a tutti, questo no, o forse questo non tornerà mai più, insomma, nella vita si cambia, però diciamo che dice, ma come mai? Come hai fatto? Diccelo, io non dormo, dimmi come hai fatto. Ahi noi, e purtroppo non ho una ricetta. Quello che vi posso dire è l'impressione che ho io, che da quando sono andata in mano alla fisioterapista perché avevo fatto una visita fisiatrica per un problema che ho a un tendine, e questa dottoressa, essendo una brava dottoressa e avendo considerato il mio corpicino nella sua interezza non si è limitata a controllare il tendine, no? Ne parlavamo proprio ieri in quella bellissima diretta con Melania sul libro di Vittorio Lingiardi, Diagnosi e Destino. Lei non si è limitata a guardare il suo stretto settore, ma
guardato un po' in giro e ha notato che scendevo dal lettino della visita con molta fatica. Mi ha chiesto come mai. Cyprianix di quelle bianche. E questa è mattificante, ottima, con i primi caldi. E io ho detto sì, che praticamente ho sviluppato una specie di, come posso dire, paura a muovermi, conseguente a una situazione che perdura da qualche anno, una malattia che mi ha colpito. Si può dire, un herpes zoster che mi ha colpito nel 2018 in forma molto violenta e che ha richiesto mesi un farmaco, ho dovuto prenderlo ad alte dosi e per circa 6 mesi, naturalmente sotto stretto controllo medico, ci mancherebbe, non era acqua fresca, e malattia molto dolorosa. E appunto io l'ho presa nella sua forma peggiore. Quindi mi muovevo poco perché il movimento magari mi scatenava il dolore. Poi c'è stata quella cosa che inizia per C e finisce per D, e quindi comunque ho dato un taglio alla mia vita sociale e quindi mi sono mossa molto meno. Poi questo problema al tendine, insomma, poi un'altra sindrome. Insomma, comunque ho messo un po' di guaietti, tutte cose che si curano, che con le cure possono far fare una vita normale, quindi va bene così. Poi questo è un tris di prodottini di Revolution, cioè di Make Up Revolution. Questo è una matita per occhi. Credo che sia nera, mi pare nera. Ecco. E si chiama proprio matita per eyeliner, quindi ottimo per fare il mio solito finto eyeliner, come lo chiamo io. Quindi questa immobilità ha sicuramente danneggiato i problemi che ho ai tendini. E quindi paura, diciamo, di muoversi perché il movimento mi poteva scatenare dolore, ha fatto sì che io mi muovessi molto poco. Ho sempre fatto in casa stretching ormai da un po' di anni, però evidentemente non bastava, era forse un po' poco. Palettina di Wycon, quelle sue che erano uscite sull'armocromia. Questo è Winter, però io ho preso anche Summer, che i colori del Summer mi piacciono. E quindi anche lì altra appunto immobilità, e quindi ormai i nodi erano venuti al pettine, ho fatto un ciclo di 10 sedute con la fisioterapista, ho preso questo colorino qua, leggermente scimmiorino, e niente. Ho fatto le sedute, poi mi ha dato degli esercizi da fare, quindi mi stanco di più perché faccio gli esercizi, poi devo fare due passeggiate al giorno di un quarto d'ora l'uno oppure un'unica di mezz'ora, usare quando mi è possibile anche i bastoncini della Nordic Walking e quindi cercare di resistere perché mi ha detto guardi, le prime volte avrà dolore ai muscoli, infatti. Ieri ho fatto un po' un giro ai giardini della Villa Reale di Monza e avevo le gambe, soprattutto i polpacci, come due bastoni. Poi a un certo punto mi è venuto anche un crampo terribile e io in quei casi faccio dei massaggi, cioè spalmo sulla parte, quella che per me è una mano santa, cioè uso l'arnica, il gel, l'arnica montana e artiglio del diavolo, può essere anche solo questo è potenziato dall'artiglio del diavolo, è una percentuale molto alta di presenza di arnica e quindi prendo questo bel verde scuro, questo ha dei colori molto belli, però ripeto io ho preso anche il Summer che mi piace
Ho fatto anche un video usando su un occhio un trucco summer e sull'altro, se qualcuno se lo ricorda. Comunque, è andata così e quindi mi stanco di più, quindi presumo che sia quello, anche se la regola base, secondo me, sul sonno, una delle regole basi è non chiederti perché hai dormito, nel senso che se dormi, dormi, buon goditela e buonanotte. Non stare a pensare, ah, com'è ho dormito? Perché la nostra speranza di non insonni è, se scopro come si fa a dormire, lo faccio e sono a posto. Purtroppo non è così semplice. Tante volte io l'ho applicata questa regola, ma in realtà non mi ha aiutato. Quindi, vi dico sinceramente, non so. Comunque, è un periodo positivo sul sonno, anche con i figli direi le cose vanno abbastanza bene. E il marito regge, 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 matito, re, matito, marito regge. Quindi si va avanti, veleggio verso i 70 che compirò, ma vi farò sapere ovviamente. Compirò al 24 giugno, se mi volete fare gli auguri. E poi, ecco, poi un altro, una cosa che ho, questo la cipria ve l'ho fatta vedere, poi non ricordavo manco di avere questo Revolution che è bellissimo, un blush. Guardate che colore, stupendo, non so se si vede bene, ma è un lilla. Blusher Reloaded Violet Love. Bellissimo. E quindi, stavo dicendo, e quindi Ela, ecco, volevo un pennellozzo un po' multitasking tipo questo, così con questo ci metto sia il blush che il bronzer. Ah, bronzer, prima il bronzer, giusto. Questa è la palette di viso, quella di prima era degli occhi, di Wycon, che il winter è contrassegnato da questo verdino menta. Io ho preso anche il Summer che mi sembra contrassegnato da un rosa. Boh. Comunque, questi colori qui mi stanno meglio quelli del Summer, perché questi secondo me sono un po' scuri per me. Perché è vero che di solito il Winter ha dei capelli belli mori, così un po' è una bruna, come io avevo da giovane, però per me, per il mio colore poi di pelle è un po' che tende più all'avorio, ma questo può fare anche da blush, sinceramente. Vabbè. Comunque, mettiamoci anche il blush. E quindi stavo dicendo, sono migliorato. Periodo direi abbastanza positivo in un certo senso. E veleggio appunto verso i 70. È un traguardo importante perché, forse ne avevo già parlato in un video, ma faccio una specie di upload, vi aggiorno, nel senso che, ci mettiamo anche un po' di illuminanti, usiamo questo qui sempre dalla palette di Wyco. Nel senso che è chiaro che quando il tempo passa, è naturale chiedersi quanto tempo ho. Non te lo chiedi a 40 anni, non te lo chiedi a 30. Generalmente, c'è un discorso generale. Non me lo sono chiesto neanche a 60. A 70 comincio a chiedermelo. Vedrò i figli fino a che età? Mia madre è stata fortunata, mi ha visto arrivare ai 58 anni. Mio fratello aveva quasi compiuto i 60. Sì. E me lo chiedo, me lo chiedo. Matita, è una cera, sempre di Revolution, è una cera per delineare meglio le sopracciglia, cioè
con la cera che si mette qua sotto e poi sulle sopracciglia. Scusate, qui c'è il capello selvaggio. E quindi insomma mi interrogo, ecco, questo fissa. Beh, non è male questo, eh. Revolution a volte spesso sforna cose belline. Matita sopracciglia in, qui dice brown medium, sembra quasi un grigio marrone, molto molto ma grigio. E ne mettiamo un po' per definire, tanto le mie sopracciglia già hanno un colore relativamente intenso, quindi non bisogna star lì, secondo me, tanto a scurire. E quindi riflessioni, ci sono riflessioni su cosa fare. Il nostro scopo è di lasciare i figli meno rogne possibili. E non so se si può parlare di questo, credo che sia un argomento tabù, parlare della quella cosa che inizia per M. L'alternativa all'invecchiare, qual è? Allora, vediamo un po', però non so se è un argomento che si può affrontare. Quindi di Gen Z, credo che sia un brand italiano, è Made in Italy quantomeno. Questo che dovrebbe essere una crema mai usata, vediamo cosa succede. E dice, ma l'ho già messo il blush, fa niente. Volevo vedere com'è. Lici 06 ed è un prodottino cheek and lip, potrei metterlo sulle labbra. Strano, eh? Di sin se no, Gen si, scritto così, si vede, non so. Provo a metterlo un po' più vicino, ma non so. Se metti a fuoco, proviamo a metterlo, mettiamolo sulle labbra. Dovrebbe essere un, vedete, non l'ho mai messo, c'è ancora il bollino di alluminio che noi agilmente togliamo. Vediamo che succede. Che colore è? Non mi fuori niente. Oh, che bello. Perché secondo me. Ah. No, che casotto. È rimasto su. Niente, bisogna fare dopo con uno spillo. Vediamo se riesco a toglierlo. È rimasta la parte plasticosa attaccata, sì, quindi non esce, ci vuole uno spillo che adesso qui non ho. Va bene, lo proveremo un'altra volta. Blush l'abbiamo messo. Dunque, per le labbra ho scoperto questo Kaya, che questo è un brand italiano, non l'ho mai sentito, ma l'ha regalato una mia amica che è una splendida makeup artist, molto famosa, fa anche un canale bellissimo. E se questo si chiama Beauty Icon A8, leggo Splendor Series Lyric Lips. Boh, comunque è un nudo. Credo di averlo mai usato, infatti è nuovo. Vediamo. È carina, morbida. Non so quanto durerà, però carino, eh? Quindi questi erano tutti i prodottini che avevo in casa e di cui mi ero completamente dimenticata. Brava. Li ho usati tutti, tranne quello lì che non sono riuscita a usare. Va bene, amiche e amici, quindi veleggiando, veleggiando verso i 70, 70, dico giusto? Correggetemi se sbaglio, sapete che il mio inglese zoppica alquanto. Ci mettiamo una bella mist di crollo, piedi grotta abbiamo fatto, e di cui abbiamo parlato nello scorso video, di Laura Mercier, la Translucent Pure Setting Spray, che promette addirittura 16 hours. Mazza in inglese. Ecco. E
un po' umidino, però come ha suggerito uno di voi, facendolo da lontano, non è che vi bagnate particolarmente. Poi pulisco un po' qui perché qui ci andrà il nasello degli occhiali. Ecco il trucchettino, che ne dite? Vi piace? È carino? Abbiamo un po' fatto il punto delle questioni in ballo, abbiamo in programma qualche viaggetto, speriamo che vada tutto bene, che si riesca a partire, che nessuno si ammala, che non succeda nessun imprevisto. E abbiamo in mente un viaggetto a giugno, forse uno a luglio e poi ad agosto, come tutti gli anni, un lungo periodo marino che fa tanto bene. Di completo relax, amicizie, risate e quant'altro. Bene, amiche e amici, io spero che questo videuzzo domenicale, che voi vedrete probabilmente martedì o mercoledì, non lo so adesso, vi abbia potuto così un po' distrarre. Scacciare un po' di pensieri, spero che vi abbia fatto bene. Fate quello che vi fa stare bene, naturalmente nel rispetto degli altri. E io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. State bene.